Una bella serata, i carabinieri hanno offerto un grande spettacolo e la città ha risposto alla grande. Sì, sono molto contento perché gli spalti erano pieni, sono stati due giorni veramente straordinari per questa città. Consideriamo che il carosello non c'era mai stato a Taranto, è un vero orgoglio, insomma, assistere a quello che tutto il mondo ci invidia come cavalleria militare. E ricordando la tradizione dei carabinieri vengono anche portati in evidenza i valori che tutt'oggi caratterizzano l'arma, che sono quelli di difesa dei valori della Costituzione, della nostra Repubblica, della democrazia. Un grande pubblico, una bellissima iniziativa, davvero encomiabile da parte dell'arma, in un momento in cui c'è da ripristinare un rapporto di fiducia dei cittadini con le istituzioni, quale momento migliore di aprire lo Iacovone, aprirlo a questo bellissimo spettacolo con i cavalli, con gli uomini in divisa dei carabinieri, davvero un bel momento, ripeto, di vicinanza delle istituzioni, in particolare in questo caso dei carabinieri, alla cittadinanza. Onorevole Iaia, davvero abbiamo visto qualcosa di unico, di irripetibile, forse per una stessa città, anche se il carosello si era già esibito a Bari qualche anno fa, quindi davvero un primato per la città dei due mari. Sì, un'emozione bellissima per tutti noi, io sono felice di essere qui, ho partecipato 20 giorni fa circa a Roma alla festa nazionale dell'Arma dei Carabinieri, quindi avevo avuto modo di apprezzare, ma è un grande risultato dell'Arma qui a Taranto, del colonnello Giardelli, che è stato straordinario. Aveva questa idea, questo desiderio e grazie anche al Comune, grazie alla collaborazione della città si è riuscita a realizzare una grande partecipazione di pubblico, un pubblico entusiasta e peraltro all'interno di uno Iacovone quasi al completo, quindi questa serata mi ha fatto immaginare a quello che verrà da qui a 3 anni circa con i Giochi del Mediterraneo. Beh, sicuramente è un evento storico per Taranto. La presenza era indispensabile non solo per testimoniare la presenza delle istituzioni rispetto a questo bel carosello, ma proprio perché Taranto merita questo, merita anche di più.